Dei problemi nostri, diciamo, di ideazione, di pensiero, di azione e di riflessione sulla realtà e sull'uso della fotografia nell'ambito del mestiere del fotografo, ma anche nell'ambito artistico, diamo spesso per scontato che ciò che pensiamo noi sia giusto, sia comprensibile agli altri immediatamente, no? È un po' un atteggiamento in buona fede che abbiamo verso gli altri, cioè pensare che le nostre idee siano subito recepite. Anche attraverso e soprattutto perché crediamo che la fotografia garantisca, certifichi quello che noi pensiamo, invece non è fatto vero. Cioè, ogni lavoro che noi facciamo spesso va rivisto, va ripensato, va riproposto a volte, perché non è vero che tutto quello che facciamo sia chiaro. Lo è chiaro forse per noi in certi momenti, ma poi non è così, perché il tempo passa, le opere stesse, le fotografie cambiano di senso. Avete mai provato a vedere una vecchia fotografia che magari avete fatto anni fa, la tenete e la guardate come se fosse una cosa fatta da un'altra persona? A me capita spesso di vedere nell'archivio vecchie foto, dico, ma non mi ricordo neanche quando l'ho fatta, a dire la verità. La rivedo, le rivedo, ed è come se io fossi estraneo a quell'anno, a quel periodo. Quindi questo vuol dire che nella fotografia entra il gioco della memoria e di ciò che noi viviamo, del nostro vissuto. È un potente mezzo di espressione quasi psicanalitica, psicologica, il mezzo fotografico. È un test psicologico, veramente, che non ha valore di certezza, non dà nessuna certezza, se non come fermare un attimo, un momento, e ricordare che in quell'anno eravamo con i parenti, eravamo l'album di famiglia. Ecco, quello è una certificazione di una storia. Però io parlo dal punto di vista di emozionale, punto di vista soggettivo, interiore, che è quello che ci fa apprezzare sempre di più un'idea della fotografia che non è la rappresentazione vivida della realtà. La fotografia ci segue sempre come la filosofia, in sostanza. Sono due linguaggi molto vicini, tra la filosofia tratta il pensiero, la fotografia si è fatta con intensità, tratta l'immagine. A me fa piacere venire in queste situazioni, perché mi ritrovo dove spiegare a me stesso quello che nel momento in cui cerco di farlo è un beneficio, grazie a voi, perché è un rapporto reciproco, di reciprocità, tra uno che parla e voi che ascoltate, ma a me interessa molto quello che... mi interessano molto i miei interlocutori. La scuola, gli altri, l'io e gli altri, è uno dei temi più affascinanti che abbiamo ancora oggi da conservare e da valorizzare attraverso i media, attraverso la comunicazione, perché non è detto che dobbiamo comunicare sempre, però se lo facciamo in maniera, come dire, umana, in maniera diretta, in maniera giusta, non enfatica, non privilegiando noi stessi come gli ombelichi, che spesso gli artisti hanno un posto difetto, che si sentono sempre al centro dell'universo. Ma di Leonardo, di Michelangelo e di Donatello ne sono nati pochissimi, grazie a Dio, per fortuna. Ma se fossimo tutti come questi signori sarebbe un disastro.
mito della precisione che molti hanno. Io non ho mai avuto questo mito qua, però ho sempre visto che le stampe, le fotografie dovevano comunque avere un buon grado di qualità, non al punto qui arrivano per esempio la scuola americana, la scuola inglese, ecco, loro sono proprio tutta la scuola americana, la fotografia americana è sotto un'idea di perfezione dell'immagine, Ansel Adams, Walker Evans, non so, tutta la cultura, la storia della fotografia americana. Certo che nell'epoca del contemporaneo di oggi, quello che a me avevano insegnato di fotografia, di design, di storia dell'arte, per esempio, anni fa, è molto ben diverso da quello che avviene oggi da parte di una cultura che ci spiazza continuamente. In fondo siamo soggetti a un problema di attenzione al vissuto. Fotografia è dentro a un tanto per cercare di farvi capire un po' quello che è il mio pensiero, dentro a un vissuto che è un vissuto quotidiano, è un vissuto di cultura, ma non di cultura aulica, ma di cultura proprio di apprezzare la vita e ciò che noi rappresentiamo per questo vissuto rispetto agli altri, e quindi dare senso al proprio lavoro, perché sarebbe incredibile che noi facessimo dei lavori, tra virgolette, interessanti sul piano estetico, ma anche, come dire, così gratificanti sul piano anche del commercio, delle opere d'arte, ma che poi non avessero poi in fondo un senso un pochino più profondo nella nostra esistenza. Vi faccio vedere questo documentario, e che vedrete un po' la mia, è una specie di cronistoria in sintesi del mio lavoro. Una frase che dico sempre ai miei allievi, che veramente la Amy Ward si ripete, è che l'autore, l'artista, il concettista è colui che riesce a mettere al mondo il mondo. L'atto del vedere per me è un atto di selezione, un atto di parcellizzazione della realtà che crea altri atti immaginari, che sono atti visivi in questo caso, ma sono anche atti fisici. Fotografare non vuol dire solo vedere, vuol dire partecipare alle cose. Macchina digitale è per me un motivo di sperimentazione e di ricerca di una camera chiara che si sostituisce alla camera oscura di un tempo. Dato che ho passato molti anni in camera oscura a stampare fotografie e quindi ho vissuto nel buio delle immagini, questo fascino in dubbio c'era, ho pensato che il digitale, quindi come camera chiara, mi desse la possibilità di vedere il processo fotografico, l'ex processo fotografico, il processo che risultasse dalle nuove tecnologie delle stampanti, per esempio. Che avete visto qua, noi anni fa era difficile in camera oscura fare una stampa di 1,10 m per fatta anche bene, soprattutto da colori anche. Oggi con l'uso delle nuove tecniche è possibile, come dicevo prima, in camera chiara fare delle stampe e con una certa velocità curate su carta cotone, su carta anche buone per i musei, e quindi avere questa apertura ulteriore
a una produzione fotografica, che io ho sempre più timore di dire fotografica, perché varrebbe la pena pensare a un'altra cosa, che non è solo più, non è più la fotografia analogica, è qualcosa è cambiato, anche se rimane il fatto di vedere, però chiamarla fotografia è sempre più problematico, in effetti. Però chiamiamola ancora così. E in realtà, da un lato, allora, i fotografi scoprono la dimensione artistica, e gli artisti che finalmente, con le nuove tecnologie, scoprono la dimensione del fotografico. Che molti, negli anni 70, se qualcuno è stato giovane, nel periodo del concettualismo, gli artisti usavano la fotografia, però la usavano in maniera subordinata, documentavano le loro performance, facevano queste piccole sequenze, ma non curavano più di tanto le immagini, perché non ritenevano che ci fosse bisogno solo di una documentazione. Poi in verità, quando finirono le performance, rimasero poi le immagini, quindi non so, artisti come Gina Pane e tanti altri, che l'Abramovic che iniziava in quegli anni, a Milano Agnetti, eccetera, eccetera, fotografavano, sì, ma erano artisti che usavano all'ultimo momento o si facevano aiutare da amici fotografi a documentare le loro performance. Invece oggi l'artista prende la tecnica, la usa, lavora anche con i fotografi, ha imparato a curare bene le immagini, per cui non si riconosce più una fotografia di un fotografo e una fotografia di un artista, sono tutte e due immagini assolutamente perfette sul piano della qualità. Quindi questo non c'è più il discrimine, i fotografi stampano bene, gli artisti stampano male. E quindi c'è questo fenomeno molto interessante di questo connubio sempre più vicino tra arte e fotografia,